Ci troviamo sul lungomare di Rocco Lomera, dove oggi c'è una giornata di sensibilizzazione e la pulizia della spiaggia. Siamo con il primo cittadino di Rocco Lomera, dottor Gaetano Giroffi. Sindaco, oggi tutti insieme a ripulire la spiaggia. Sì, oggi abbiamo pensato di fare una giornata ecologica in modo da sensibilizzare anche i cittadini alla pulizia, al mantenimento pulita della pulizia della spiaggia. E questo è il primo intervento, perché subito dopo ne seguiranno altre attraverso con personale del comune, e quindi voglio dire, e questo è un modo per cercare di far vedere ai cittadini che vengono a soggiornare nel nostro paese che la spiaggia è un bene di tutti e quindi come tale va mantenuta pulita. E naturalmente oggi ci sono rappresentanti sia della maggioranza che dell'opposizione, io per questo li ringrazio perché hanno accolto con favore questa nostra iniziativa e quindi ci vede impegnati a 360 gradi su questo bene che è la spiaggia. Quindi voglio dire, a parte qui i rappresentanti della maggioranza, ma ci sono cittadini comuni che prendono parte a questa iniziativa. Credo che questo è un messaggio che oggi noi vogliamo lanciare a tutti i cittadini di Rocco Lomera affinché possano mantenere pulita la nostra spiaggia. Lei non ha nascosto durante la recente campagna elettorale di ambire alla bandiera blu della spiaggia di Rocco Lomera? Sì, sono dei passaggi molto importanti perché oltre alla pulizia bisogna anche attrezzare la spiaggia in modo adeguato per poter avanzare la richiesta della bandiera blu. E per questo stiamo lavorando, io credo da qui a qualche anno che in questo obiettivo che noi ci siamo dati riusciremo, perché già abbiamo messo in sicurezza tutto ciò che riguarda il depuratore, la rete fognaria, i vari sollevamenti, e infatti da qualche anno in questa parte non ci sono stati più sversamenti sull'Arenile. Questo è molto importante perché si può avere anche la bandiera blu, ma se poi ci sono gli sversamenti tutto fa cadere ogni in principio, ogni aspetto che certifica l'attrezzatura, e non solo l'attrezzatura della spiaggia ma anche la qualità della spiaggia e del mare. Quindi partiamo da queste iniziative, sicuramente quest'anno attrezzeremo in parte la spiaggia per poi completare l'attrezzatura nel prossimo anno, perché purtroppo ci sono state le elezioni e quindi questo ci ha portato ad avere un ritardo di qualche mese sulla nostra tabella di marcia. Quindi faremo quello che è possibile quest'anno e completeremo tutto nell'arco di un anno. Bene, ringraziamo il primo cittadino di Rocco Lomera, dottor Gaetano Giroffi. Grazie a voi. Il gruppo di minoranza consigliare, ci troviamo qui con il capogruppo Rita Corrini. Un'iniziativa lodevole per consegnare ai vostri cittadini, anche ai villeggianti che stanno per arrivare a Rocco Lomera, una spiaggia pulita. Sì, buongiorno. Stamattina anche noi abbiamo partecipato alla giornata ecologica che è stata organizzata dal Comune insieme ad altre associazioni, Prologo e Servizio Civile e Protezione Civile. Ci aspettavamo veramente un numero un pochino più consistente di persone che partecipasse a questa iniziativa, ma comunque abbiamo dato il nostro piccolo contributo. Abbiamo visto che la spiaggia veramente è in condizioni disastrose, veramente è piena di bottiglie di vetro, di bottiglie di plastica e tanti veramente pezzi di ferro. Abbiamo dato il nostro contributo specialmente nella bonifica di alcune zone come Torrente Sciglio, la zona del Torrente Sciglio che era veramente piena di sterpaglie, ci siamo aiutati con attrezzi, con rastrelli e quant'altro per provare a fare veramente una bonifica vera e propria. Quindi è un'iniziativa che magari suggerite, vi sentite di suggerire di farla in modo programmato nel tempo anziché sporadica, una o più volte l'anno, insomma? Secondo me è veramente necessario fare qualche altra giornata di pulizia della spiaggia, ma soprattutto provvedere a fare una pulizia con dei mezzi meccanici prima di chiedere ai cittadini di andare a pulire la spiaggia. Bene, ringraziamo il capogruppo di minoranza, Rita Corrini. E questa è una piccola parte di quello che finora hanno raccolto gli amministratori con il gruppo di minoranza consigliare e di tanti partecipanti che hanno questa mattina collaborato a ripulire la spiaggia dagli ingombranti e dai rifiuti.